C'è l'ubrica di un maniaco. In effetti ti violenterei molto volentieri, ma almeno il cliente mi aspetta. Vantaggio dei maniaci che possono pensare solamente a quello e vanno pazzi con le sveltine. Ma sbaglio, ti sei un po' arrotondata. Davide. Sì. Se questo mese fossi rimasta incinta? Avevamo deciso di non parlarne più. E non voglio che se ne parli più. Siamo una coppia senza figli e ti piace o no, in questa prospettiva che dobbiamo programmare la nostra vita. Non saresti felice di avere un figlio? Certo che sarei felice. Ma se non arriva, sono felice lo stesso. È te che volevo. E mi basti. Voglio bastarti anch'io. Sai benissimo che è così. No, non lo so affatto. Certe volte mi fai sentire una specie di stallone. Ed è umiliante sapere che una donna desidera solamente una cosa da te. Essere fecondata. Questo letto è diventato una specie di palestra per ginnastiche riproduttive. Ma dove sono finiti? Abbandono, tenerezza, piacere. Non pensavo fossi così tanto infelice. Non lo sono affatto. Ma se non ti libererai della paranoia di avere un figlio, lo diventeremo molto presto tutti e due. Scusami, mi dispiace. Amare significa non dire mai mi dispiace. Mi dispiace davvero tu abbia avuto questa impressione. Io ti amo con molto abbandono e molta tenerezza. Bene, l'argomento è proprio chiuso. Adesso giù dal letto che è tardi. Io non ce la faccio più, Fausto. Sono stanca, stanca. Ma stanca di che? Ma se non fai niente dalla mattina alla sera? E appunto, sono stanca di non fare niente. Ho bisogno di dare un senso alla mia vita. Da quando sto con te non faccio altro che andare in giro per i negozi e cambiare pettinatura. Allora dimmi quello che vuoi fare. Vuoi tornare alle televendite? E questo è quello che vuoi? Se lo vuoi, guarda, chiamo Ardone e ti faccio riassumere. Magari potete inventarvi un nuovo format, che ne so io, con degli ospiti. Oppure una scenetta, ecco, dove tu potresti recitare, eh? No, io con Ardone non ci lavoro. Quello è un cafone, poi tratta male tutti. Amore mio, ma io questo posso fare. Fausto, ma tu non capisci. Ho bisogno di qualcosa di mio, di qualcosa che mi faccia sentire importante. Ma anche questa casa l'hai aggiustata tutta tu, con le tue mani. Hai dimostrato a tutti di essere una brava redattrice. Capirai, a tutti qui. Tanto ci vieni solo tu qui dentro. Allora, mi vuoi dire quello che vuoi? Un bambino.
Ma sei impazzita? No, un figlio mio da crescere, da accudire. Qualcuno che mi faccia compagnia quando tu non ci sei. Ma questo non è possibile. Non è possibile. Io ho una moglie e 5 figli e non ho nessuna intenzione. Fausto, tu pensi solo a te stessa. E invece a me mi lasci qui sola, rinchiusa. Senti, non è che con un bambino tu non stai solo per questo. Se ti senti sola, che ne so, magari... Ecco, posso regalarti un bel cagnolino di razza, un bamboncino, ecco, magari con un bel pedigrino. Sei un mostro, sei un bastardo, esci fuori di qui.